cercare di tenere le distanze, no? Poi arriverà il momento in cui ci abbracceremo, ci baceremo tutti quanti e vivremo di nuovo l'esperienza bella della comunione. Chi non dovesse avere la mascherina non può entrare e in caso possiamo provvedere noi a dare la mascherina. E così anche con i guanti. I guanti invece non sono obbligatori, la mascherina è obbligatoria. Si entra dalla porta centrale, quindi dalla scalinata più che abbiamo fatto più ampia, in modo se si possono formare due file comunque sempre a distanza. Adesso c'è un dispenser per far appunto sanificare le mani e poi si entra in questo modo. I volontari faranno fluire le persone partendo da davanti, quindi si siederanno nei posti dove c'è segnato sedersi solo qui, che sono a distanza di 1,20 m l'uno dall'altro. Chi non dovesse avere la mascherina non può entrare e in caso possiamo provvedere noi a dare la mascherina. E così anche con i guanti. I guanti invece non sono obbligatori, la mascherina è obbligatoria. Comunque se uno non ha i guanti o non i guanti deve per forza sanificare. Le confessioni per esempio abbiamo scelto di non farle lì ma nella cappella, che non viene usata. Al momento della comunione il sacerdote va qui al dispenser, si fa la sanificazione delle mani, mette i guanti, prende la pisside e va lui dai fedeli. Il fedele si alza in piedi, do la comunione sulle mani senza toccare le mani. Lei si toglie la mascherina così, prende l'ostia, prende l'ostia e rimette la mascherina. Una comunità che non c'era, c'era solo virtualmente, oggi si raduna e questa comunità però ha un senso per il territorio, cioè i cristiani sono chiamati ad aiutare l'Italia in una situazione di grande dolore, di grande morte e mi verrebbe da dire noi cristiani sappiamo come si fa, l'Eucaristia è passione, morte e risurrezione. Quindi anche le regole che ci sono, seguiamole, perché se noi le seguiamo adesso, più presto ci sarà la possibilità di ritornare a vivere come facevamo prima. Anche lo scambio della pace, non ci sarà lo scambio della pace come sempre, magari ci giriamo verso l'altro, facciamo un inchino, facciamo un saluto senza stringerci la mano, ma è bello anche fare una riverenza. La distanza ci riunisce perché sentiamo la vera... vero sapore dello stare insieme. Non vediamo l'ora. Dal 7, dal 9. Dal 9, l'ultima, dal 9. Non vediamo l'ora. È un modo un po' diverso, ovviamente, ci sono delle norme, però almeno... Sì, l'importante è entrare. Anche... E partecipare con tutti. Sì. Il consiglio che do è quello di venire con tanta tranquillità e serenità, di seguire le norme, di venire prima, naturalmente, perché bisognerà fare un po' di fila prima di entrare. E una volta che siamo dentro di godersi la celebrazione in tranquillità, cercare di tenere le distanze, no? Poi arriverà il momento in cui ci abbracceremo, ci baceremo tutti quanti e vivremo di nuovo l'esperienza bella della comunione. Però in questo momento cerchiamo di rispettare le norme in tranquillità, ma cercando anche di vivere bene la liturgia.